Ci troviamo alla stazione di Torino Porta Susa, una delle più importanti e più belle dell'intero continente europeo. Da qui partono i treni verso la Francia, verso Milano, ma grazie all'alta velocità anche verso Roma, Napoli, Salerno, Bologna e tanti altri centri. Questa stazione rappresenta il punto di riferimento della città, prima capitale d'Italia dal 1861 al 1864. Quando si parla di Torino è una città carica di storia, carica di arte, di architettura, di gastronomia e anche una delle capitali economiche d'Italia. È la patria della Fiat, della Lancia, di Pininfarina e di tante altre realtà. Torino è anche città sportiva, città cariche di tradizioni, di personaggi, città anche di un grandissimo progetto editoriale come quello della Stampa, che è una delle realtà più importanti nel nostro paese. Ed ora vediamo tutto quello che c'è di bello in quella che è stata, come detto, la prima capitale d'Italia. Torino in genere ci si viene quasi tutti gli anni, per cui la conosco benissimo, è una città che a me piace molto. Tre anni fa ebbi modo di lavorarci d'estate qui a Torino ed ebbi la possibilità di camminare a piedi, perché io sono uno che cammina tantissimo, per cui me la sono goduta e l'ho conosciuta. Di giorno e di notte Torino è una città da ammirare a piedi, passo dopo passo. Un'immensità di risorse turistiche impossibili da spiegare nella tempistica dei new media. La nostra passeggiata comincia da Piazza Statuto, dall'aspetto apparentemente moderno e ottocentesco, come testimonia il monumento dedicato alla costruzione del traforo del Frejus. Infatti, lì dove spesso si sono verificati scontri e rivolte operaie, partiva la viabilità romana che da Augusta Taurinorum portava ai territori gallici. Torino, città romana dunque, come testimonia la celeberrima Porta Palatina, accesso al massimo cardo cittadino. La viabilità torinese poggia su due importanti tasselli. Via Garibaldi, una delle strade pedonali più lunghe del nord Italia, collega Piazza Statuto a Piazza Castello con il brand store della Juventus, simbolo della Torino operaia e cosmopolita. Il lusso alberga soprattutto in via Roma, che collega Piazza Castello alla stazione di Porta Nuova con la sua facciata. Baricentro della via è Piazza San Carlo, la più elegante della città, con il Caval de Bronze. Così è denominato il monumento equestre dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia, d'origine ottocentesca. Andando a piedi per la città, molti sono i palazzi, simboli della prima capitale d'Italia. Palazzo Carignano fu il primo quartier generale del regno, ora lo è del Risorgimento italiano, con un museo che raccoglie testimonianze che vanno dal 700 fino al secondo conflitto mondiale. A proposito di musei, Torino è anche museo egizio, 37.000 opere figlie del grande amore di Casa Savoia per il collezionismo ottocentesco di reperti antichi. Ampliato nel 2015 è per il Times tra i migliori 50 musei al mondo. Savoia vuol dire anche Palazzo Reale, per tre secoli residenza ufficiale in Piazza Castello. Torino è anche città della misericordia, come testimoniano queste immagini dall'omonima chiesa completata nel 1828. Sul retro della moneta da 2 centesimi è la mole antonelliana. Con i suoi 167 metri e mezzo è il simbolo della città dal valore inestimabile. È sede del Museo del Cinema ed è ubicata nei pressi di una delle sedi storiche della RAI. Fiat più Juventus più Agnelli più La Stampa più Pininfarina più Lancia più Lagrange, questa è Torino, ai bordi del Po, la città del libro e del gusto. A tal proposito, ascoltiamo un grande esperto di nutrizionismo e gastronomia. Mangiare a Torino vuol dire seguire la nuova vaga di Torino stesso. Dopo le Olimpiadi Torino è diventata una metropolitana, è diventata una città grande, meno di New York ma più importante, perché la gente viene a Torino per vedere Torino, così come si va a New York, come si va a Parigi. Questo ci mette in una condizione anche nel campo della gastronomia di avere delle eccellenze. La cucina torinese che diventa internazionale, ma non dimenticando mai che il rapporto con la cucina del Piemonte c'è sempre una maggiore longevità, quindi buona salute, buona cucina e grande palato.
La cristianità a Torino non è soltanto la Basilica di Superga o la Sacra Sindone presente all'interno del Duomo, ma è anche questo bellissimo santuario e questa bellissima struttura che vedete alle mie spalle. Stiamo parlando del santuario di Maria Ausiliatrice, legato ad uno dei santi più importanti del nostro paese, San Giovanni Bosco. Può partire il servizio in cui possiamo ammirare l'interno di questa bellissima struttura, costruita dallo Spezia intorno alla metà dell'Ottocento. La Madonnina dorata di Camillo Boggio, datata 1867, si nota da tutto il quartiere. Il santuario di Santa Maria Ausiliatrice è uno dei capisaldi del cristianesimo a Torino e punto di riferimento dell'area Valdocco. Di costruzione ottocentesca, conta una facciata di ispirazione veneziana e palladiana, rimembrando al turista la potenza di San Giorgio Maggiore a Venezia. L'interno del santuario, ricco di statue e affreschi, è dominato da un capolavoro di Tommaso Lorenzone e a destra della navata principale è presente l'altare con la reliquia di chi ha voluto questa struttura, divenendo uno dei religiosi più importanti della storia d'Italia. È San Giovanni Bosco, che con le innumerevoli difficoltà della giovinezza nelle colline dell'Astigiano ha trovato nella fede la più grande ricchezza, creando l'ordine dei Salesiani e un'immensa struttura religiosa che è stata trasformata negli anni ed è stato oggetto di visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1988. Tra i luoghi meritevoli di visita sono le camere di San Giovanni Bosco, una vera e propria immersione di fede nell'umanità di questo santo della Chiesa Cattolica. Il secondo piano è la parte più interessante. Si comincia con l'anticamera, dove nacque l'ordine dei Salesiani, per poi giungere allo studio, al confessionale con lo stemma dei Salesiani e alla cattedra della Buonanotte, una piattaforma un tempo ubicata presso la Cappella Pinardi in cui Don Bosco raccontava i fatti del giorno e i suoi sogni, in un vero e proprio protogiornalismo. «Sia fatta la vostra volontà», furono le parole pronunziate dal letto dove Don Bosco morì il 31 gennaio 1888. Un punto di partenza per una diffusione mondiale dei Salesiani in 132 nazioni del mondo con 10.393 sacerdoti. Torino Valdocco è sede del primo oratorio di Don Bosco, da lui voluto nel 1847 come luogo destinato ai giovani e per i giovani nella loro educazione cristiana. 169 anni dopo è frequentato da ragazzi e ragazze non solo italiani, ma anche extracomunitari, per cui uno degli obiettivi delle molteplici attività oratoriane, culturali e spirituali è di facilitare una maggiore integrazione di tutti e tra tutti, insegnando il rispetto reciproco. Le immagini che vedete, ringrazio vivamente Salvo per le riprese, riguardano una delle torri più importanti di Torino, quella che è la nuova Torino, la Torino contemporanea. Stiamo parlando del grattacielo Intesa San Paolo, con i suoi 167 metri e 25 centimetri, 25 centimetri meno della mole antonelliana che rappresenta il simbolo della città. Ma il caro Antonelli sicuramente uscirà dalla tomba, perché il grattacielo più alto della città è attualmente il grattacielo della regione Piemonte, con i suoi 207 metri. E lasciamo Torino con la speranza che questa città possa continuare ad essere un baricentro della cultura e dell'economia italiana, come è sempre stato fin dai tempi del triangolo industriale. Grazie mille e arrivederci alla prossima esperienza.